La grande festa per le frecce tricolori a rivolta, ammirata dalla nazione intera, dal Presidente della Repubblica Mattarella, presente alle celebrazioni assieme a 8.500 persone appassionate in visibilio, domani si replica. Sono l'eccellenza delle forze armate italiane per il Ministro della Difesa Guerini. Diamo soddisfazione a tanti italiani e l'orgoglio di sentirsi parte di capacità che sono tutte nostre per il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Fedriga rappresentano i valori più alti del nostro Paese e della nostra Regione. Sono poco meno di 3.000 le imprese del Friuli Venezia Giulia che si trovano in sofferenza, società non finanziarie e famiglie produttrici che sono state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. I rapporti tra Occidente e Cina, in particolare alla commessa di sottomarini della Francia per l'Australia, è soffiata da una iniziativa statunitense al centro del dibattito alla festa del libro di Pordenone Legge. Grande affluenza agli incontri, a vigilare gli angeli di PN Legge. Il danese Larsen questo pomeriggio si è allenato regolarmente dopo aver accusato nei giorni scorsi problemi gastrointestinali. Gotti potrebbe anche affidarsi ad una punta soltanto, Deulofeu. La prevendita va a gonfie vele, tribuna centrale e curva nord esaurite e ancora disponibili poco meno di 1.000 italiani. Buona serata, buon sabato e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV in apertura alla grande festa per i 60 anni delle frecce tricolori. La stiamo seguendo da stamattina, la prima giornata di celebrazione alla base di Rivolto, una iniziativa che ha portato tantissimi spettatori a assistere all'esibizione delle frecce che si è appena conclusa dopo una lunga giornata con tanti appuntamenti collaterali, e noi siamo pronti ad andare proprio live dalla base con la nostra Monica Nardini che sta seguendo da stamattina un lungo programma di appuntamenti che hanno visto naturalmente nella presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la ciliegina sulla torta, a celebrare questo grande risultato per la pattuglia acrobatica nazionale. Buonasera Monica, a te la linea. Attenzione. Buonasera, buonasera dalla base aerea di Rivolto. Si è appena conclusa questa prima giornata di manifestazione per celebrare il 60° anniversario delle frecce tricolori. Vedete anche questa immagine romantica alle mie spalle con il tramonto, con i velivoli della pattuglia acrobatica nazionale che sono atterrati poco prima delle 6.30 dopo aver iniziato l'esibizione poco prima delle 6 ad assistere, come hai accennato, tra le altre cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto anche il ministro della difesa Lorenzo Guerini e anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tra le autorità varie presenti e il pubblico che è riuscito a inizio settembre ad accreditarsi attraverso una procedura online, sono state nel complesso 8.500 le persone che oggi hanno potuto assistere a questo air show. 8.500 saranno le persone anche accreditate per la giornata di festeggiamenti di domani, ovviamente imponentissime le misure di sicurezza sia all'interno della base sia all'esterno della base stessa, con ovviamente deviazione del traffico, un ampio anello di sicurezza creato proprio per garantire anche che non ci fossero assembramenti all'esterno della base. Questo l'abbiamo ampiamente documentato. Allora noi per prima cosa vi parliamo anche del fatto che appena è terminata l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita, ha fatto un saluto ai vari piloti che hanno anche donato al Capo dello Stato un poster, e poi c'è stata la foto diritto con il Presidente, con il Ministro della Difesa, ovviamente insieme ai piloti stessi. C'è stato poi anche il saluto della Presidente Casellati. Adesso il pubblico sta piano piano defluendo con ordine dalla base. Ci sono ovviamente state tante autorità presenti. Per prima cosa noi però vi rilanciamo i commenti innanzitutto del comandante delle frecce tricolori Gaetano Farina assieme al comandante del secondo stormo Marco Bertoli, e anche rilanciamo le parole del generale Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Eh sì, il grande giorno è arrivato, questa due giorni qui a Rivolto, siamo emozionati, particolarmente emozionati, un'emozione che è stata ancora più amplificata dall'attesa, da questi due anni di attesa dove le frecce tricolori non hanno potuto esibirsi davanti ai propri appassionati, davanti al pubblico, davanti agli italiani, lo faranno in questi due giorni. Oggi anche il bel tempo ci accompagna, quindi incrociamo le dita e aspettiamo il volo delle frecce. Beh, le figure, il programma acrobatico delle frecce tricolori di base è lo stesso
da 60 anni a questa parte, ovviamente ci sono state delle introduzioni nuove. Oggi vedremo per quest'anno, non accade spesso, ogni 5-6 anni cerchiamo di riproporlo, è una manovra particolare, il triplo tonneau, una manovra complicata che riusciamo a fare perché abbiamo avuto modo di addestrarci in maniera particolare quest'inverno. Anche il cielo alla fine si è aperto oggi per festeggiare le frecce tricolori, ma ricordiamo che anche stamattina è stato celebrato anche il 95esimo anniversario del secondo stormo. Sì, sono due anniversari importanti, i 95 anni del secondo stormo, che è lo stormo più longevo di quelli attualmente in attività nell'aeronautica militare, e i 60 anni della nostra pattuglia acrobatica nazionale. Non potevamo trovare una cornice migliore di rivolto con questo tempo che il cielo ci ha regalato oggi e che ci permette di godere di questo bellissimo spettacolo di velivoli dell'aeronautica militare in volo e in mostra statica a terra, di altre pattuglie internazionali e delle nostre frecce tricolori che tutte insieme spegneranno queste 60 candeline qua nella base di rivolto. Imponenti le misure di sicurezza, per il momento è andato tutto bene. Sì, la sicurezza di chi è intervenuto qua nel sedime aeroportuale mai come quest'anno è stato il nostro obiettivo numero uno. Vi do un paio di numeri, abbiamo più di 1000 persone che lavorano all'organizzazione della manifestazione, abbiamo dispiegato più di 15 km di transenne e più di 8500 sedute in maniera tale che ogni persona che è intervenuta oggi su rivolto possa godere della manifestazione in assoluta sicurezza, opportunamente distanziata, in ossequio a tutti i protocolli che il governo ci ha dettato in materia di contrasto alla pandemia. La pattuglia è un esempio di professionalità, di lavoro di squadra, di qualità che sono proprie dell'aeronautica militare, ma sono uno dei tanti aspetti di quello che l'aeronautica offre alla difesa e il paese. Quindi ecco, oggi ricordiamo e festeggiamo le capacità straordinarie e visibili di portavoce della pattuglia, ma vogliamo ricordare anche tutte quelle che sono le altre attività dell'aeronautica in tanti settori di responsabilità, dalla difesa aerea al soccorso. Aeronautica, obiettivo di tanti ragazzi. Lei tra l'altro questa mattina è stato all'Istituto Malignani a Udine per un'importante presentazione. Sì, sono stato al Malignani, che è un istituto che forma i ragazzi al mondo non solo del volo ma dell'aviazione in genere. Un istituto, se posso permettermi, straordinario, un'eccellenza italiana. Emozionati e fieri di questo 60esimo anniversario e anche della realizzazione di questa manifestazione, nonostante ovviamente la situazione pandemica, anche il ministro della difesa Lorenzo Guerini e anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Allora ascoltiamo anche le loro parole. Siamo qua, penso, a rappresentare il sentimento degli italiani verso le frecce tricolori. La nostra pattuglia acrobatica nazionale suscita negli italiani tante emozioni, lo abbiamo visto anche nel corso dell'emergenza sanitaria dello scorso anno, quando nel momento più critico del nostro paese le frecce tricolori hanno sorvolato i cieli di tante città italiane abbracciando l'Italia in un abbraccio che rappresentava l'abbraccio della nostra bandiera, per voler significare il fatto che la bandiera, le istituzioni erano vicine agli italiani, ma anche la volontà del paese di riprendere, di rimettersi in cammino e di superare i momenti critici che stanno alle nostre spalle, anche se il nostro lavoro deve continuare. Celebriamo il 60esimo anniversario della fondazione delle frecce, sicuramente un ambasciatore delle frecce tricolori del nostro paese nel mondo, una testimonianza dei valori di eccellenza, di professionalità, di capacità, di coraggio, di dedizione, e davvero che è nel cuore degli italiani, mi assicuro che nel cuore anche dei tanti paesi in cui siamo stati chiamati a portare la rappresentazione dell'attività delle frecce tricolori. Molti miei colleghi mi chiedono in cerimonie importanti per i loro paesi se possiamo mandare le frecce, e credo che questa eccellenza sia l'eccellenza della pattuglia acrobatica, ma credo che sia anche l'eccellenza delle nostre forze armate, dell'aeronautica militare in prisma, di tutte le forze armate italiane. Sì, devo dire a livello italiano, conosciute a livello mondiale, ma tutto parte dal Friuli Venezia Giulia, dalla nostra terra, e quindi questo legame profondo che c'è tra le frecce e il Friuli Venezia Giulia deve essere un motivo per il quale dobbiamo continuare anche a guardare al futuro con ottimismo, perché in un momento di pandemia anche avere manifestazioni come queste che ricordano la nostra storia, ma sono guardare anche, diciamo, all'immagine che l'Italia ha nel mondo e che la nostra regione anche ha nel mondo, ci aiuta sicuramente.
Si sta attendendo adesso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenti anche il Ministro della Difesa Guerini, la Presidente del Senato Casellati, altre presenze confermate? No, queste sono quelle che oggi mi hanno confermato la presenza, mi sembrano però assolutamente sufficienti per testimoniare l'importanza dell'evento. Come si procederà adesso anche con il Presidente della Repubblica? Adesso lo aspettiamo, arriverà alle 4:30, dopodiché ovviamente faremo i saluti, seguiremo l'evento e dopo penso che per le 6:30 sarà tutto finito, però insomma delle ore intense. Giunti da tutta Italia per festeggiare le frecce tricolori, quella base, i cancelli sono stati aperti alle 10, le persone hanno potuto confluire da tre postazioni principali, da tre varchi, anche per i controlli è stato necessario non solo esibire il pass ottenuto attraverso l'accreditamento, ma anche il Green Pass. Come detto, alle 10 c'erano già tante persone qui nella base che hanno potuto approfondire la conoscenza sia di quest'area e poi anche approfondire la conoscenza delle varie attività dell'aeronautica militare attraverso anche una mostra statica presente nell'area della base con tanti velivoli e tanti stand dove è stato possibile chiedere informazioni e poi le attività di volo sono iniziate intorno alle 13 e come detto si sono concluse con l'esibizione delle frecce tricolori poco dopo le 18. A esibirsi nel primo pomeriggio, lo ricordiamo, diverse pattuglie acrobatiche straniere, ricordiamo appunto quelle che si sono esibite, le pattuglie di Polonia, Finlandia, Croazia, Spagna e poi c'è stato ovviamente il sorvolo di diversi mezzi dell'aeronautica, anche velivoli storici. Allora abbiamo raccolto un po' dei commenti di tutti i presenti nel primo pomeriggio, anche nella mattinata, sentiamo che cosa ci hanno detto, ricordiamo che domani saranno dunque 8.500 gli fortunati che potranno assistere alla seconda giornata di festeggiamenti per il 60° di frecce tricolori, la giornata conclusiva. Sentiamo i commenti e poi di nuovo la linea allo studio. Per voi cosa vuol dire questo 60° anniversario? Ah, guarda, è una cosa bellissima perché prima di tutto perché io ho fatto un militare in aeronautica e quindi ogni 5 anni partecipiamo sempre qua a Udine a questo incontro, più tutti gli anni anche quando ci sono in giro per l'Italia. Ed è una sensazione bellissima questa, perché è sempre piacevole vederli. Tutti gli anni danno sempre delle sensazioni nuove e belle, tutte le volte. Anche lei, signora, prova. Certo, certo. Come le sono perse al momento le misure anche organizzative per la sicurezza? Sì, ci sta. Bene, tutto ok. Sì, ci sono ottime misure di precauzione, anche i controlli devo dire che sono stati fatti bene. Pensavamo all'ingresso che è stato un attimino così molto veloce, che siamo stati lì un attimino stupiti. Poi invece andando avanti abbiamo visto che c'erano tutti i controlli del caso e devo dire che sono più che ottimi. Qui da dove arrivate? Veniamo da Saronno, provincia di Varese. Fate parte di un'associazione? Siamo parte di un'associazione arma aeronautica. Che cosa rappresenta per voi essere qui oggi a festeggiare questo 60° compleanno? Il top. Adrenalina. Adrenalina pura. Abbiamo fatto il 50, il 55, adesso finalmente il 60°. Dopo tutto questo periodo di Covid. Prima volta per voi per questo air show? No, siamo già venuti al 50° e siamo tornati per il 60°. Oggi l'emozione è la stessa, ancora sempre di più. Quella, come la prima volta. Siete stati insomma tra gli appassionati che sono stati più veloci con il famoso Click Day o fate parte di qualche associazione? No, Click Day, velocissimi. Siete organizzati bene anche per riuscire nell'impresa? Esatto, tutto organizzato, perfetto, una bella giornata e speriamo in bene. Cosa rappresenta per voi anche questo 60° anniversario? Beh, una bella esperienza, una cosa da ricordare sicuramente anche per le bambine, sicuramente lo terranno bene a mente. Grazie. Siete alla prima air show oppure? No, già al secondo, siamo stati al 55°. Una grande festa, una grande emozione sì. Anche per voi. Sì, per me di sicuro, anche perché sono passati 6 anni, speravo di riuscire a venire l'anno scorso, però insomma dai. Speriamo vada tutto bene, ma sicuramente no. E domani, come detto, la seconda giornata conclusiva di festeggiamenti. Grazie alla nostra Monica Nardini e a Carmine Sicondolfi per averci documentato e raccontato con immagini e interviste questo 60°. Svoltiamo pagina e andiamo alla pagina sanitaria con i dati di giornata sul fronte dell'emergenza Covid. In Friuli Venezia Giulia i contagi giornalieri registrati oggi sono 97 a fronte di 10.772 tamponi effettuati, un rapporto dello 0,9%.
sale di una unità il numero delle terapie intensive attive, sono 10, scendono di 6 invece i ricoveri negli altri reparti. C'è stata un'ulteriore vittima che porta il bilancio complessivo a 3.814 morti dall'inizio della pandemia, sono 1.300 le persone che rimangono in isolamento domiciliare. I dati a livello nazionale invece, nelle ultime 24 ore 4.578 i nuovi contagi, 51 le vittime, sono 113.040 gli attualmente positivi nel nostro paese, in calo di 1.200 rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero, 519 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo rispetto al giorno precedente. Sul fronte dei reparti ordinari, 3.958 i pazienti ospitati negli ospedali italiani. I dati delle vaccinazioni, con la quota complessiva di dosi somministrate che ha raggiunto quota 82.169.000 dosi, per 40.850.000 italiani completamente immunizzati, il 75,6% del totale. In Friuli Venezia Giulia il dato delle dosi utilizzate è di 1.598.000, l'84,6% di quella a disposizione. Continuano, alla luce anche delle nuove normative per i Green Pass, i controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare della Guardia di Finanza, che ha registrato come nell'ultimo mese siano decuplicati i venditori di falsi Green Pass. Cresce il mercato nero dei Green Pass falsi, un'industria che si espande di pari passo all'avanzare delle restrizioni dei governi. In un mese si è duplicato il numero dei venditori su Telegram, una piattaforma tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine anche per la propaganda Novax. Il raggio d'azione si è esteso a 29 paesi, tra questi c'è l'Italia. I prezzi variano da 85 a 200 dollari per ogni certificato. Negli Stati Uniti il prezzo è raddoppiato dopo l'obbligo vaccinale imposto dal presidente Joe Biden ad alcune categorie. A dare un aggiornamento sulla situazione è la società di sicurezza Checkpoint Research, che monitora da un anno il fenomeno. Prima si è manifestato sul dark web e ora è migrato su Telegram, una piattaforma che attrae i venditori per il suo anonimato, la sua portata e la sua potenza, spiega Oded Vanunu di Checkpoint Software. Ci aspettiamo, aggiunge, che questo mercato nero continuerà a crescere man mano che verranno introdotte altre politiche che richiedono l'accertamento del vaccino. Il 10 agosto scorso la società di sicurezza ha scoperto circa 1.000 venditori falsi di Green Pass su Telegram, ora ne ha individuati 10.000, segnalando dunque un aumento di 10 volte e di conseguenza aumentano anche gli abbonati ai gruppi di acquirenti. Sempre per quanto riguarda la sanità in Friuli Venezia Giulia, all'alba di un'eventuale quarta ondata pandemica, la direzione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale si fa trovare nuovamente impreparata. Ad affermarlo le RSU, le organizzazioni sindacali di CGL, CISL e UIL e NURSIND. Ci troviamo di fronte, spiegano, ad un ingessamento del sistema sanitario provinciale. Le assunzioni di personale, con l'obiettivo di attuare il necessario ricambio fisiologico degli operatori e di garantire la continuazione dell'assistenza, avrebbero aiutato a risollevare le sorti di un sistema in declino. Le assunzioni alla spicciolata di 22 infermieri a tempo indeterminato per le strutture territoriali prima e di 20 infermieri a tempo determinato per gli ospedali poi sono un'offesa, dicono i sindacati, alla sanità e uno schiaffo ai dipendenti che continuano a lavorare anche nei giorni di riposo, con continue minacce di sospensione del diritto alle ferie. Non va meglio nemmeno sul fronte degli operatori sociosanitari, nessun segnale di assunzione per queste figure, dicono ancora i sindacati, e anche nelle altre aree, quelle tecniche amministrative, non troviamo situazioni di stabilità che possano rispondere alle esigenze dei servizi da erogare. La pagina di cronaca, torniamo sull'omicidio di ieri a Trieste, gli ha inferto 33 coltellate Sherif Vadan, 25enne egiziano, al padre Arsaf di 55. I dettagli nel servizio di Tele4. C'è un testimone oculare chiave che dal suo terrazzino di casa ha visto tutta la scena dell'accoltellamento di ieri in via Stuparic, dove è stato ucciso il 55enne egiziano Ashraf Vadan. Chi ha assistito alle fasi della colluttazione può fornire agli investigatori elementi decisivi per portare alla luce l'esatta dinamica dei fatti. 33 coltellate al padre sia alla schiena che al petto da parte del figlio 25enne Sherif Vadan, che, sentito dal PM di turno riolino, ha alternato momenti di lucidità ad altri in cui appariva evidentemente sotto shock e incapace di parlare. Il giovane ha raccontato al magistrato che il padre lo minacciava di continuo, un fatto questo che secondo gli investigatori non ravvisava un episodio così grave da generare una simile reazione.
Quello che sta emergendo comunque è che fra i due le discussioni fossero frequenti. Mano a mano che passano le ore spuntano ulteriori dettagli sull'omicidio andato in scena nel primo pomeriggio di ieri. Un collega di lavoro della vittima ha descritto Ashraf come un uomo forte fisicamente, difficile da aggredire di petto. Questo elemento potrebbe far emergere l'ipotesi che Sheriff abbia sorpreso il padre alle spalle, forse nella propria camera da letto, quando meno se l'aspettava, senza far presagire l'imminente aggressione. La colluttazione sarebbe poi proseguita anche in altre stanze dell'appartamento, fino a quando Ashraf non ha esalato l'ultimo respiro. L'elevato numero di coltellate potrebbe indurre a pensare che Sheriff abbia continuato a infierire sul corpo del padre diverse volte quando già era cadavere. Chi conosceva Sheriff Vadan l'ha definito come una persona disturbata, già protagonista di altri episodi violenti. Ashraf, invece, è stato descritto dai vicini e conoscenti come un uomo gentile, educato e disponibile. Faceva il cuoco al Big Ben Pub di Viale Miramare, lascia la moglie e altri due figli di 20 e 14 anni. Ancora cronaca, il personale del commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo ha accompagnato nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo un cittadino marocchino 39enne scarcerato dal carcere tolmezzino per fine pena, comminatagli per reati di rapina, furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale. Lo straniero, con una fedina penale piuttosto lunga, è già destinatario di un provvedimento di espulsione a cui non ha mai ottemperato. Una volta scarcerato è stato condotto dagli agenti della questura udinese e sottoposto a provvedimento di trattamento emesso dal questore e quindi accompagnato al CPR per il successivo rimpatrio. La pagina economica: sono poco meno di 3.000 le imprese del Friuli Venezia Giulia che si trovano in sofferenza. Si parla di società non finanziarie e familiari con segnalazioni di insolvenza agli intermediari finanziari e alla centrale rischi della Banca d'Italia. Una bollinatura che per legge non consente a queste aziende di accedere a alcun prestito erogato dal canale finanziario legale. Uno studio della CGA di Mestre ha messo in luce questo fenomeno, questa situazione. Ascoltiamo le parole del segretario Paolo Zabeo. Se l'effetto delle misure messe in campo per dare liquidità alle aziende friulane o giuliane si sta esaurendo, il rischio che molte di queste diventino insolventi e preda degli usurai è molto elevato. In via preventiva bisogna potenziare il fondo di solidarietà, dopodiché dobbiamo aiutare le banche a tornare a fare il loro mestiere, ovvero a sostenere in particolar modo chi in questo territorio fa impresa. Andiamo a Pordenone con una nuova giornata di grandi appuntamenti per la festa del libro. L'Occidente fa molta fatica a porsi in modo coeso di fronte al problema. L'atteggiamento francese è uno degli aspetti più grotteschi della vicenda. Di questo tema dei rapporti internazionali anche a livello economico e finanziario ha parlato oggi Federico Rampini, il giornalista e scrittore ospite della festa del libro, riferendosi poi ai rapporti tra Occidente e Cina. L'ha intervistato per noi Daniele Boltin. Capire la Cina per salvare l'Occidente. Federico Rampini, a Pordenone Legge, traccia uno scenario geopolitico che dall'Asia coinvolgerà anche l'Europa e che vede già i primi segni di affaticamento degli Stati Uniti nella competizione globale. Nel suo nuovo libro, il giornalista approfondisce la cultura cinese, la spinta del paese verso l'egemonia economica all'estero e il nuovo imperialismo, partendo dagli ultimi sviluppi in Afghanistan. 2 miliardi di persone vivono ancora sotto l'influenza del pensiero confuciano. E cosa intendo? Quando osserviamo come funzionano non solo la società cinese, ma quella giapponese, coreana, vietnamita, taiwanese, l'influenza di Confucio consiste per esempio nell'idea che noi non siamo individui dotati di diritti, ma prima di tutto individui carichi di doveri nei confronti della comunità, e questo porta a un rispetto delle regole, un rispetto della collettività in alcune società asiatiche che forse gli dà una marcia in più. Il ruolo della Cina in Afghanistan potrebbe diventare quello di una nuova potenza imperiale che si sostituirà agli Stati Uniti, che andrà a cercare minerali rari, terre rare, indispensabili per esempio per produrre la batteria elettrica. E poiché la Cina ha già un'influenza enorme sul Pakistan, ha delle leve per gestire anche un ruolo molto importante in Afghanistan.
Domani ultima giornata con altri ospiti d'eccezione. Ora spazio alla pagina sportiva, allenamento pomeridiano per l'Udinese a due giorni dal confronto casalingo con il Napoli, lunedì sera alla Dacia Arena, regolamento in gruppo Stryger-Larsen, che ha partecipato all'intera seduta assieme ai compagni. Per la formazione i dubbi di Gotti riguardano l'attacco, possibile un ritorno al 3-5-1-1. Ci sarà anche Stryger-Larsen andare manforte al gruppo bianconero nella sfida contro il Napoli. Il danese è tornato regolarmente in campo per svolgere l'intera seduta insieme ai compagni, dopo essersi fermato nella giornata di ieri per un'indisposizione. Nessun problema fisico dunque e nessun cambio di formazione in vista nel reparto esterni. Le riflessioni di Gotti sull'11 di partenza riguardano piuttosto l'attacco, ma non solo. Con la sequenza di tre impegni ravvicinati all'orizzonte, il tecnico potrebbe rinunciare a una delle due punte dal primo minuto, tornando ad affidarsi a Pereira in appoggio. E anche in difesa qualcosa potrebbe cambiare. Il mister cerca il cocktail giusto per stoppare le folate di Osimhen, centravanti potente allo stesso tempo veloce e reduce dalla doppietta in Europa League a spese dell'Leicester. Servirà certamente una retroguardia compatta per chiudere al meglio ogni spazio, considerando anche la pericolosità degli inserimenti di giocatori come Lozano, Insigne e Politano. Se togliere punti al Napoli sarà possibile solo con la migliore Udinese, è anche vero che è proprio l'attuale stato di salute dei bianconeri a lasciare più sperare nel quarto risultato utile consecutivo in campionato. La squadra ha preso fiducia da una rinnovata capacità di convertire in rete le occasioni create e questo sia nei match dal coefficiente di difficoltà più elevato come quello contro la Juve, sia contro squadre sulla carta meno attrezzate ma che lo scorso anno avevano giocato brutte sorprese. Ora il trittico Napoli-Roma-Fiorentina si pone come un primo esame di maturità che, se superato, può dare ulteriore benzina per iniziare a consolidare una posizione da medio-alta classifica. È iniziato con una vittoria il cammino dell'Udinese Primavera nel campionato di Primavera 2 con la vittoria per 3-2 sul Cittadella, le marcature di Garberos, Castagnavitz e Ianesi. Buon pomeriggio ed eccoci trovati da Cittadella, dove oggi si spera cominci senza interruzioni dopo due annate che definire complicate e anche riduttivo. Oggi comincia il campionato dell'Udinese qui in diretta dal vicino Veneto per provare a riconquistare quella Primavera 1 che è svanita tre anni fa. L'attaccante Bascia, scoperto da Mr. Moras l'anno scorso, 10 gol per lui quest'anno, vedremo come partirà in questa nuova stagione 21-22 che è cominciata da 7 secondi. Sul palo scoperto, vediamo Piras, no, invece va dentro ed è buonissima! Il pallone in verticale ed è splendido per Garbero che salta Manfrin, Garbero prova a metterla dietro, bellissima, era passata questa palla per Bafondi. Pallone che adesso viene giocato per Fedrizzi che non si sa bene come, ma passa Ianesi! Al termine del primo tempo, Bascia, suolata, si gira e trova un grandissimo gol con il numero 7, Samuele Garbero. Grandissima giocata. Bello l'1-2 al limite, avanza Fedrizzi! Vediamo se aspetta qualche compagno, sì, infatti il pallone è a rimorchio per Kubala. Al cross dentro, Cocetta! Non ha colpito Cocetta in realtà. Comunque la cosa che conta è che l'Udinese è in vantaggio, ha colpito Castagnavitz che prova a scucchiaiare. Bascia di petto per Ianesi. Bafundi sventaglia dietro oltre la linea per Ianesi. Non ci arriva Bascia. E da lì poi c'era stato tutto lo sviluppo con il fallo eventuale, evidente anche secondo me, di Maset. E qua invece mi sa che c'è il calcio di rigore reale sul lancio lungo, vediamo, di Saggionetto, nettamente Tune. Saggionetto che ha cambiato comunque il suo Cittadella col suo ingresso contro Bruno. Bruno la tocca, ma la palla finisce in rete, si dispera Bruno. Adesso il Cittadella forcing finale, bravissima però l'Udinese a scappare via con Bafundi in contropiede, eccola la mossa dell'Udinese, Ianesi, 3-1, la chiude, mi smentisce subito Simone Ianesi, e d'altronde in contropiede poteva far male l'Udinese, in contropiede fa male.
Poi c'è il Cittadella che passa e va a siglare la rete del 3-2. Forse è tardi. E infatti è così, perché finisce qua. In campo il Pordenone proprio a Cittadella per il campionato cadetto. La formazione neroverde ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0. Questi gli altri risultati della quarta giornata di Serie B. Sono finali la vittoria del Frosinone a Como 2-0, il 2-2 tra Brescia e Crotone, queste giocate ieri. Oggi pomeriggio il Benevento ha vinto ad Ascoli 2-0, il Lecce 3-2 sull'Alessandria, 1-1 tra Monza e Ternana, e tra Perugia e Cosenza vince la Regina sulla Spal 2-1, 1-1 tra Vicenza e Pisa. Domani si chiuderà il quadro con Parma-Cremonese. Per quanto riguarda sempre il calcio giocato, pareggio per 2-2 del Tiarlins Muzzane nella prima giornata del campionato di Serie D, girone C, contro il Mestre. I ragazzi di mister Moras sono riusciti a riacciuffare due volte il risultato, 2-2 quindi il risultato finale per la formazione di Carlino e Muzzana. Chiudiamo con il basket. L'APU cerca il Green Pass per le Final 8 di Supercoppa. Domani alle 18:30 la formazione bianconera sarà di scena a Orzi Nuovi, diretta su Udinese TV. C'è un solo ultimo passo che divide l'APU Old Wild West dai quarti di finale di Supercoppa. La sfida di domani a Orzi Nuovi, terza e ultima giornata della fase a gironi. Grazie ai precedenti successi su Mantova e Verona, per i bianconeri le possibilità di passare il turno sono alte. L'obiettivo infatti può essere centrato anche con una sconfitta di misura, nel caso in cui i dati sulle differenze canestri consentissero ugualmente alla squadra del presidente Pedone di rimanere in testa al girone verde o di rivelarsi la miglior seconda tra gli 8 raggruppati. Vietato però fare calcoli. Udine vuole vincere e vuole farlo dimostrando la propria forza. E questa è la strada per costruire giorno dopo giorno la mentalità di un gruppo che ambisce al salto di categoria. Ed ecco perché Bonicioli pensa a cosa va ancora limato per migliorare le varie fasi di gioco. I palloni persi per esempio restano molti, 18 nel match inaugurale a Mantova, 15 tre giorni fa al Carnera contro Verona. E poi c'è da completare l'inserimento in gruppo di Lautier, la guardia anglo-francese ingaggiata a titolo temporaneo per fare fronte all'assenza di Trevor Lacy, che tornerà a disposizione solamente tra un paio di settimane. L'americano ex Sassari al suo rientro sarà chiamato a essere l'uomo in più di una squadra già strutturata, ed è per questo importante che chi ne fa le veci mantenga alti gli standard di rendimento. Giusto da parte del tecnico essere esigenti, ma quanto mostrato dalla squadra nelle prime due partite ufficiali può lasciare più che soddisfatti. Concludere costantemente la partita lasciando l'avversario 60 punti è indice di una difesa attenta e arcigna, mentre a livello individuale Cappelletti e Giuri sono già in forma campionato e il centro Brandon Walters sta mettendo a pieno frutto la sua imponente struttura fisica. Domani al Pala Bertocchi l'Old Wild West punta a riconfermarsi. Il Green Pass per le Final Eight di Lignano è lì pronto per essere staccato. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo gli appuntamenti di serata su Udinese TV. Alle 20:30 l'informazione dedicata al Veneto, alle 21 in prima serata per i grandi film di Udinese TV ci sarà Amore per sempre con Mel Gibson e Jamie Lee Curtis, appuntamento da non perdere. Grazie per averci seguito e poi domani dalle ore 7 la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti.